Buongiorno a tutti, facciamo sfumare un attimino la sigla per cominciare la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, parte seconda. La seconda parte, come tutti ricorderanno, parla del va a tracciare il libro del Sentiero d'Oro, che dà un'immagine della religione romana, cioè dà una lettura delle immagini della religione romana. Ricordo che io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Cadoneghe, in questo momento mi trovate a casa, scusate, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e in questo momento a casa non mi trovate perché sono in ferie, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53, Marostica, Vicenza. Il numero di telefono dell'Istituto è 0338 3910727. Vi ricordo anche un'altra cosa. Vi ricordo la libreria Sottomondo, che è in via Tolpada 11 a Treviso. Se avete bisogno di libri strani, libri particolari, se volete avere un panorama di quello che è la pubblicistica underground, tutta quella che è fuori dai circuiti normali, tutte quelle che sono pubblicazioni strane, pubblicazioni misteriosofiche, pubblicazioni di magia, di stregoneria, quello che c'è in giro, insomma, quello che è il panorama editoriale, alla libreria Sottomondo di Treviso, in via Tolpada 11, potete avere un'idea di tutto quello che è. E lo scopo, l'ideale sarebbe che la libreria diventasse un po' un punto di riferimento di tutte quelle persone che sono alla ricerca della conoscenza, ed è quello che tentiamo di fare, cioè una cosa viva, cioè non semplicemente un posto dove si vendono libri, ma una cosa viva. E là troverete anche un commesso, amico Davis. Ciao Giorgio, amico Davis, che è estremamente impegnato proprio nella diffusione della cultura, nella diffusione del sapere, e vi può dare tutte le informazioni e tutte le indicazioni di cui avete bisogno, sperando naturalmente che le abbia. C'è tutto quello che è disponibile sul mercato, lui ve lo procura. Ed è effettivamente una persona estremamente disponibile e prezioso, oltretutto. Bene, detto questo, c'è un piccolo discorso che volevo terminare prima di cominciare la lettura delle immagini, per l'amica Francesca che ha telefonato oggi. E so benissimo che Evola e tanti altri, prima di me o contemporaneamente a noi, hanno parlato di paganesimo e hanno tentato di costruire il sentire pagano. Cioè, lo sappiamo. Come so che oltre alla nostra congrega, cioè oltre a quelli che stanno seguendo il lavoro che stiamo facendo noi, esistono tanti altri gruppi pagani che hanno un loro sentire, che hanno una loro ragione di essere. Quello che noi stiamo tentando di fare è un qualcosa che riteniamo diverso da tutti gli altri, in questo senso. Il termine pagano non sta a indicare una religione vera e propria, sta a indicare ciò che i cristiani disprezzano. Ciò che i cristiani disprezzavano era il sentire delle persone che per loro era incomprensibile. Bene. Noi sappiamo che in questo momento molte persone fanno riferimento a dei paganesimi antichi, c'è chi fa riferimento ai Celti, c'è chi fa riferimento a tradizioni diverse, beh, sono i Wicca e altre, insomma. Noi stiamo tentando di superare tutto questo, cioè noi stiamo tentando di far comprendere come il paganesimo non sia il seguire questa o quella religione, ma sia una relazione fra l'essere umano che costruisce il Dio che ha dentro con il mondo che ci circonda. Per cui noi superiamo quello che è il nome delle divinità, il nome delle relazioni, e cerchiamo di centrare quello che è l'essenza, quello che è il motore primo. Il motore primo che una volta spostato, cioè una volta messo in moto, ci riconduce a riconoscere qualsiasi divinità di qualsiasi sentire dei popoli antichi. Per cui noi cerchiamo di andare alla radice del paganesimo, che poi noi facciamo riferimento, cioè come Istituto Mediterraneo Studi Politeisti si faccia riferimento all'area mediterranea, non è casuale. In realtà l'area geografica più ricca sia di filosofia, sia di mitologia, sia di idee, sia di costruzione mentale, sia di costruzione di relazioni col mondo, e anche nello stesso tempo la produttrice dell'orrore, per carità, è l'area mediterranea, cioè per quanto le religioni nordiche e i paganesimi nordici
abbiano avuto la loro importanza per quei popoli, in realtà la grandezza del pensiero e una possibilità di trasferire quel pensiero nella vita di tutti i giorni l'abbiamo essenzialmente nell'area mediterranea. Per cui anche se noi riteniamo che chi segue i Celti, segue tradizioni viche, eccetera, o druidiche, siano effettivamente dei pagani, però voi ve la vedrete con loro, cioè se voi volete confrontarvi con quei paganesimi, ve la vedete con loro. E noi stiamo cercando di fare uno sforzo che vada alla radice di ogni paganesimo, che vada alla radice di quello che è il sentire divino e che vada alla radice di ricostruire quel sentire divino per costruire il cammino di libertà. Per cui chiaramente il nostro sforzo è estremamente complesso, cioè non è sempre leggibile da chi lo legge dal di fuori, ha una complessità estremamente maggiore, ma noi andiamo anche un po' orgogliosi di questo. Questo non significa che non diamo dei nomi al divino che ci circonda, però oltre a dare il nome, cioè non è importante dare il nome, è importante invece l'essenza che percepiamo dal divino. Perché percependo quell'essenza, quell'essenza la possiamo chiamare per soccorrere il nostro fare e viceversa, cioè costruire la relazione, quella relazione nei quattro canti del mondo che vi sto leggendo nel Crogiolo dello Stregone. Per cui stiamo facendo uno sforzo che vada oltre la forma e questo è l'unico modo che c'è per costruire un paganesimo che superi la persona che lo ha prodotto, che superi il gruppo che lo ha prodotto per proiettarsi proprio nei mutamenti, nel tempo, oltre la nostra generazione. Io vi ho già detto che quello che faccio io non è legato alla mia generazione, pochi di quelli che ascoltano riescono a capire effettivamente quello che io dico, proprio perché la magia che è rimasta nelle persone è stata distrutta in gran parte dal cristianesimo. Pertanto quello che farò io lo farò fra molte generazioni. Sarà utile riprenderlo e coltivarlo anche in maniera completamente diversa di quello che io sto dicendo. Una volta precisato questo, è precisato che tutti i paganesimi alla fin fine hanno una radice comune. L'importante è sapere i mattoni che si usano. Cioè, se io faccio una costruzione che è proiettata nell'infinito, non posso usare mattoni troppo teneri, perché una volta che ho messo qualche piano, questi si sgretolano. Per cui ogni costruzione è una costruzione pagana, e però è importante riuscire a vedere oltre. Questo non significa che queste persone, per quanto il loro paganesimo possa essere circoscritto, però non è detto, per quanto dico possa essere circoscritto, il loro paganesimo è importantissimo, è fondamentale. Vi devo dire un'altra cosa, però dovete darmi un secondo di pazienza che mi prendo un attimino l'appunto da una borsa dietro, solo un secondo, eh. Eccomi qua. Se qualcuno vuole avere una panoramica delle cose che vi sto presentando e usa internet, beh, un amico mi ha fatto due siti in internet mettendo dentro la panoramica dei lavori che sto facendo e su un motore, adesso abbiate pazienza, se i termini non sono giusti che uso, i professionisti abbiano un po' di pazienza perché sto un attimino leggendo. Allora, sul motore di ricerca AltaVista, che è il motore di ricerca, uno dei motori di ricerca più importanti americani, da quello che so io, voi potete cliccare il mio nome, Claudio Simeoni, troverete due siti. Due siti, uno è scritto in questo modo, URL, che non so il significato, www.geocities.com Broadway Alley 9736 anti 1 HTML. Io non so usare internet, per cui non so dirvi il significato di questa sigla. E troverete Gesù di Nazareth e l'infamia umana, mette in rilievo come l'orrore dottrinale cristiano sia frutto di atti malvagi, eccetera. E avrete, credo, il guarione anticristo. Oppure, nell'altro sito www.geocities.com Broadway Alley 9736 anti, questo è anti senza uno, HTML, Claudio Simeoni, Piazzale Parmesano 8, Marghera, Venezia, meccanico, apprendista stregone, guardando dell'anticristo. Per
Per cui potete trovare i lavori che stiamo facendo anche su internet. Vediamo la telefonata prima di cominciare a leggere il Sentiero d'Oro. Pronto? Sì? Dimmi velocemente però. Sì, volevo dire solo questo, che i giudici di Venezia, i merito che i medesimi Turi, visto e considerà che il padre esegue le prescrizioni di cura, solo che a cura i merito a portare ai limiti che era prima, non ridotta come che gli era ridotti fino adesso. E voglio dire che il discorso quando chi mi ricoverà immigrare a assassinare l'economia e se che tutto il lusso sai benissimo quando qualcuno usa psicofarmaca come che viene trattata la società, sai benissimo che se fa qualche sgarro o qualcosa gli manca ecce, per questo insomma vuol dire che sono sempre danneggiato, perché ho anche dei fratelli che non guarda se si chiede l'aggiamento o no con stata economia. Capito il discorso? Vedo così, insomma, vedo di fronte a quando che mi ha portato via la prima volta, c'è stato un danno enorme per me, un danno enorme per me economia, per me azienda, per tutto. E ora questo se ga sono andato ieri a fare una puntura e mi ha fatto il doppio di quella che mi ha fatto, dicendomi storie. E ora vuol dire che la cosa è ancora in danneggiamento. Capito il discorso? Ho capito. Ciao. Va bene, ciao. Il problema è che quando si tratta di cure psichiatriche è sempre un grandissimo problema valutare un po' le cose. Comunque, chi è in ascolto ha sentito il messaggio. Allora, detto questo, potete trovare quello che è il lavoro che stiamo facendo cliccando sul motore Alta Vista, potete trovare quello che vi stiamo dicendo. Sul motore Alta Vista cliccate il mio nome, Claudio Simeoni, e vi danno i siti. Partendo dal libro dell'Anticristo, il Sentiero d'Oro, vi leggerò l'immagine di Piluno. Dopo ogni immagine, quando ho finito, se qualcuno vuole telefonare, prenderò sulla telefonata. Però ogni immagine. Piluno è la volontà della nascita. Chi ha visto un bambino venire al mondo sa perfettamente come la nascita sia un atto di volontà. La trasformazione dell'essere umano da feto a bambino è un atto estremamente potente. È questa volontà ad allontanare Silvano dalla culla del bimbo. Silvano non ama specificatamente gli esseri umani. Questi, crescendo continuamente di numero, tagliano i boschi e le foreste, distruggono Silvano. La sua rabbia e la sua determinazione è grande, ma egli non può nulla contro la volontà di chi nasce e intende rimanere nel proprio corpo fisico per sviluppare la propria coscienza di sé lungo la via del sé. La volontà spesso non basta, è necessario che questa venga aiutata, aiuti esterni e pulizia da agenti che potrebbero attaccare il nascituro. L'aiuto della madre attraverso le contraddizioni, le contrazioni e l'aiuto dell'ostetrica attraverso l'igiene. Intersidona è il fare della madre attraverso le sue contrazioni e la sua volontà per favorire quella nascita. Deverra è il fare attraverso il quale viene predisposto un ambiente nel quale il nuovo nato verrà alla luce. Grazie agli sforzi congiunti, Silvano sarà costretto ad accettare che un nuovo essere umano è venuto al mondo e altri boschi, altre foreste si appresta ad abbattere. Piluno è il fare umano, un imperativo al fare umano. Piluno è dentro ogni essere umano e fa parte del proprio divenuto cui l'essere umano può ricorrere qualora la ragione non l'assista. Piluno, come altri esseri, sono piccole esplosioni di energia vitale lungo la propria catena del DNA. Quando la necessità di diventare eterni o la possibilità di generare qualcuno che diventa eterno è messa in pericolo. Né Piluno, né Incersidona o Deverra rappresentano l'assoluto. Essi sono quanto di meglio l'essere umano può fare in quel momento della sua esistenza. Questi esseri non possono essere né onorati né rispettati, devono essere sviluppati dentro l'essere umano.
giorno dopo giorno, attraverso la coscienza e la consapevolezza, l'essere umano acquista confidenza con i poteri che giacciono dentro di lui, così il suo nuovo nato avrà maggiore volontà, verrà alla luce un grande pilunno, predisporrà quanto sarà in suo potere e nel suo sapere, così la madre svilupperà una grande intarsidona, mentre verrà predisposto una stanza pulita e vesti morbide per il nuovo nato, accolto da una grande deverra. Questo è pilunno. Dunque, che cos'è questa divinità, questo essere divino? È un farsi divino dell'essere umano. Purtroppo la ragione dell'essere umano, a seconda dei tempi e delle culture, ha sempre vissuto in maniera diversa il proprio fare e le proprie azioni. A volte le azioni non erano consone a ottenere il miglior risultato. Per esempio, che la madre partorisse in un luogo pulito è una cosa che non sempre la ragione è stata capace di concepire. Cioè, come la vacca partorisce nella stalla, così la donna sembra quasi che debba partorire nello sporco. Ma Piluno invece spinge gli esseri umani a costruire una situazione ottimale per avere il meglio del parto. Facciamo un esempio. Io non ricordo il nome, ma non ha nessuna importanza. Una volta c'era una febbre che si chiamava febbre da parto. Tantissime donne morivano di febbre da parto. Bene, la febbre da parto è praticamente sparita quando un medico ha detto ai dottori: voi, prima di andare ad assistere la donna che partorisce, lavatevi le mani col sapone. Bene, sarebbe stato sufficiente lavarsi le mani col sapone dopo aver tagliato cadaveri per salvaguardare la donna dalla morte da febbre da parto. Bene, milioni di donne sono morte da febbre da parto perché alcuni uomini pretendevano di vivisezionare cadaveri e poi aiutare le donne a partorire. Bene, questo fare, che è un fare di merda, non ha niente a che vedere del divino, è disprezzo rispetto alla vita, disprezzo rispetto alla vita che sta per nascere. Qui non si tratta di conoscere o non conoscere la medicina, qui si tratta di avere rispetto per ciò che si fa, ritenere che ciò che si fa sia importante, ritenere che l'azione che si fa sia un'azione divina. Questa è la differenza. C'è la differenza fra il sentire e l'essere pagano e la differenza fra il sentire e l'essere cristiano, cioè il disprezzo pertanto avviene bene lo stesso. È come un po' la macellaia dell'India, la Madre Teresa di Calcutta, la quale costruisce dei campi di sterminio e dice al giornalista: ecco, vedete come noi combattiamo l'aborto. I bambini stanno morendo, sono affamati, sono nella merda, stanno veramente crepando, e lei dice: io sto combattendo l'aborto. Cioè costruisce un campo di sterminio per combattere l'aborto. Cioè che è veramente una cosa allucina. Questo è il disprezzo della vita, è il non essere pilunno, non conoscere questa divinità, non aver relazioni con questa divinità. Bene, passiamo a un'altra immagine. E passiamo all'immagine di Pistore. Saper rinunciare a qualche cosa, anche importantissima, pur di salvare il tutto. Pistore è un imperativo morale, un fare dell'essere nel suo affrontare l'oggettività. Essenzialmente è un fare che nel guardiano acquista il massimo potere. Quando il guardiano si fa pistore, quando è in grado di rinunciare a tutto, non per pietà o per carità, ma in quanto il tutto non gli frega niente. Un guardiano ha tutto il necessario dentro di sé, l'abilità delle proprie mani, il sapere e la conoscenza, lo sviluppo del proprio corpo luminoso. Tutto il resto il guardiano lo può buttare, ma non lo deve fare se pensa che qualcosa gli possa servire. Buttare come arroganza o pretesa di indifferenza indebolisce l'essere umano. Buttare perché non ci si vuole servire, si crea dipendenza dall'oggetto. Il guardiano, lungo il suo cammino, si libera impegno dopo impegno, diventato inutile nel quotidiano della ragione. Come atteggiamento è una costante del fare umano. L'accumulo crea dipendenza dell'accumulante, con l'oggetto accumulato. L'uno e l'altro si esauriscono a vicenda. L'esempio da cui nasce Giove Pistore è molto più semplice. Attaccato, un corpo rinuncia a una parte per sopravvivere. L'essere umano rinuncia alla sua flora batterica per salvarsi da un attacco di polmonite. Giove Pistore è dunque un fare degli esseri della natura, un fare che raggiunge il suo culmine in quegli esseri che si riproducono abbandonando le proprie uova. Molte di esse, in seguito all'abbandono, non vedranno mai nascere nuovi esseri di quella specie, ma quella
quella non nascita sarà funzionale alla nascita di quegli esseri che riusciranno a farcela. Giove Pistore è grandissimo fra questi esseri, è uno dei loro fare per diventare eterni. Nella specie umana, Giove Pistore è un fare degli esseri umani all'interno delle contraddizioni dell'esistente, un possibile fare, diventa importante nel guardiano, il quale si libera degli oggetti e di ogni legame col mondo che potrebbe condizionarlo nelle scelte. Dunque, che cos'è Giove Pistore, cioè essere Pistore? Vuol dire praticamente riuscire a slegarsi dal mondo, a sganciarsi da tutte le condizioni che il mondo pone al corpo fisico. Però se ci si sgancia dal mondo semplicemente perché si vuole rinunciare al mondo, non si fa altro che essere dipendenti dal mondo. Cioè non si può decidere oggi io mi sgancio dal mondo, si può soltanto costruire il Dio che cresce dentro, il quale un po' alla volta trova inutile tutta una serie di cose che si presentano all'essere umano. Cioè tutta una serie di cose che sono importanti diventano inutili. Pertanto l'inutilità nei confronti del mondo non è il frutto del pensiero, ma è il frutto del bisogno del corpo luminoso che cresce. Questo è importante sapere. Cioè, se io trovo inutile certe cose, arrivo a cioè, accumulare ricchezza o fare le cose, non è che devo dire io da adesso in poi non accumulerò più ricchezza, io voglio diventare povero, questa è una cazzata. Ma si dice invece, arricchendo il corpo luminoso, questo della ricchezza non sa che farsene. Cioè, quando è garantito il corpo fisico, quello che gli serve, per quello che gli serve il corpo luminoso, alla ricchezza, all'accumulo della ricchezza ci rinuncia sistematicamente, cioè, ci rinuncia, ma non perché ci rinuncia, perché è bene rinunciarsi, ma perché trova inutile continuare a svilupparla. Questo è il motivo. Per cui soddisfare sempre i bisogni, rinunciando ai bisogni del mondo, cioè rinunciando alle dipendenze del mondo, un po' alla volta quando queste diventano superflue. Un attimo solo che spengo questo ventilatore che mi sta facendo arrivare una bronchite e arrivo immediatamente. Eccomi qui. E passiamo a un'altra divinità. Saltiamo Plutone, salto Plutone perché Plutone mi ha dato parecchi problemi, nel senso che Plutone nella religione romana assume vari aspetti e alcuni di questi aspetti non rientrano nella mia percezione. Per cui di Plutone io ho trattato soltanto pochissime righe e mi riferivo all'aspetto più antico, cioè l'uomo ricco, l'uomo che riesce a risolvere i suoi bisogni, a stare bene senza necessità di dover essere dipendenti dalla soddisfazione dei bisogni. Però è talmente vario l'aspetto di Plutone che ho preferito scrivere quattro righe e saltare l'immagine. E proprio per saltare l'immagine passiamo a un'altra immagine invece che secondo me è più importante. Ed è Pomona. Pomona è la trasformazione del fiore in frutto. Legata al mondo vegetale, è attenta a coinvolgere il mondo animale per permettere al frutto di produrre un nuovo essere vegetale. Pomona è l'incrociarsi delle linee di tensione di una parte del mondo vegetale, dei suoi bisogni, dei suoi desideri, del suo divenire. Ma è quell'intrecciarsi delle linee di tensione che avvolgono anche gli esseri animali della natura, al fine di costruire quell'unità simbiotica funzionale al divenire della natura stessa. Senza i desideri del mondo vegetale che viaggiano lungo le linee di tensione, Pomona, gli esseri animali sarebbero ciechi nei confronti dei bisogni del mondo vegetale e questo non riuscirebbe a farsi venere nei confronti del mondo animale. Gli esseri animali e gli esseri vegetali costituiscono tutt'uno nel corso del proprio divenire. Pomona rappresenta la sintesi simbiotica. Pomona in origine era una ninfa ed apparteneva al grande Olimpo degli esseri che sviluppano la coscienza di sé dopo essersi aperti un varco nelle viscere del pianeta. Attorno alla sua fonte si devono essere accalcati molti esseri animali e molti esseri vegetali e ha finito per trasformarsi in coscienza di sé quale prodotto simbiotico fra i due grandi regni dell'essere della natura. In che modo avvenga questa trasformazione non lo so, ma avvenne perché Pomona evoca l'immagine della simbiosi, i diversi che aiutandosi seguono vie diverse per costruire il proprio divenire.
diverse ma complementari in funzione del divenire dell'essere natura. Per amor suo, Re Picco fu trasformato in un essere picchio verde, respingendo la passione di Circe. Per Ovidio, Pomona fu la moglie del cambiamento. Ognuno usa le proprie prerogative finalizzando i propri scopi. La relazione simbiotica è preludio del cambiamento. E in quale altro modo si può amare la simbiosi se non diventando uno con gli aspetti della simbiosi stessa? Pomona è anche un imperativo morale, il farsi venere. Diventare Venere onde raccogliere l'interesse degli esseri animali. Gli esseri animali si fanno Venere nei confronti degli esseri della vegetazione, questi si fanno Venere nei confronti degli esseri animali. Simbiosi significa farsi entrambi Venere onde ottenere un reciproco vantaggio dalla relazione. Questa è Pomona. Come ci si relaziona con Pomona? Facendosi venere con gli esseri della natura, facendosi venere con gli esseri animali e vegetali, entrando nel circuito simbiotico della relazione esseri animali ed esseri vegetali. Ci si fa venere nei confronti degli esseri della natura, non saccheggiando inutilmente la natura. Ci si fa venere nei confronti di Pomona, usando la discrezione nel prendere quanto necessita, senza distruggere il superfluo. Ci si fa venere nei confronti dell'esistente muovendosi con attenzione e con discrezione. Pomona può essere onorata soltanto in un bosco o in un frutteto, dove non vengono sparsi veleni, insetticidi o anticritocamici, e in caso di malattie alle piante si aspetti che questa passi o si piantano piante resistenti a questa malattia. E questo è il senso di Pomona. Pomona è un aspetto del farsi venere. A proposito del farsi venere, c'era una divinità che credo sia stato Pilunno, il quale voleva effettivamente farsi Pomona, cioè voleva avere una relazione con Pomona. Vediamo un attimo la telefonata. Pronto? Ciao. Sono ancora io. Dimmi. Senti Claudio, per quanto riguarda quello che ti avevo letto oggi sul quotidiano, no? Cioè, senza extracomunitari, Veneto, Capoò, lavorano tra normale e turno straordinario 10, 12, 14 al giorno e quindi non hanno tempo per occuparsi d'altro. Io volevo dire questo, ma allora, aspetta che abbasso la radio. Sì, forse meglio adesso. Abbasso. Sì. Allora, in questo modo vengono azzerate tutte quelle che sono state le rivendicazioni, le lotte sociali, i Ovvio, sindacali. Come? ovvio. Ovvio. Questo Sì, restano perché. soltanto per chi ha forza di Cosa? contrattazione. Aspetta, faccio un discorso, poi Sì, mi parli alla radio? Allora, sì, perché sai perché? Perché sono tutto concentrata a riuscire a capire e poi. Allora, stavo dicendo, sì, che appunto si va, sì, in questo modo si sono azzerate tutte quelle che sono state rivendicazioni, lotte sociali, sindacali, eccetera. E anche perché dicono che i nativi, appunto, conseguentemente a questa, diciamo, questo cammino evolutivo, a questo nuovo modo di lavorare, non si adatterebbero più ad essere schiavizzati, come dici tu, e praticamente ritornare indietro. È vero questo? No, Cioè, è un falso. sì, allora io ti ascolto alla radio, Va bene, voglio d'accordo. sentire una tua Va opinione. bene, grazie, ciao, Ciao, ciao. ciao. Chiariamo una cosetta. Vabbè, parliamo un attimino di questo anche. Il problema reale è che le persone sono bestiame e sono considerate da queste persone bestiame da lavoro. Ora, siccome il bestiame da lavoro nel nord-est, in Italia, scarseggia, e ha delle rivendicazioni sociali abbastanza consistenti, nel senso che rivendica il proprio diritto a lavorare per vivere nelle ore prefisse, per fare i soldi praticamente si sono impiegati degli extracomunitari, con scusa che sono degli extracomunitari,
non si, gli si garantisce solo una minima parte di diritti sociali, cioè gli si garantisce soltanto una parte minima di quelle che sono le conquiste sociali che sono avvenute in Italia, tanto sono extracomunitari e secondo la mentalità delle organizzazioni artigiane questi non hanno diritti. Per cui, anche se sono costretti a, a rispettare dei diritti formali, in realtà giocano sull'altra, cioè su quelle cose che apparentemente sono secondarie, come l'orario di lavoro, come tutta una serie di cose, in realtà sono fondamentali, sono centrali nella costruzione della persona. Per cui, in effetti, passando da questo, c'è un tentativo di venir meno a quelle che sono le cosiddette conquiste sociali, fra virgolette, che poi conquiste sociali è sempre stato molto relativo, perché per esempio io ho sempre lavorato con gli artigiani, praticamente con organizzazioni artigiane, e le conquiste sociali non hanno mai significato un cazzo, cioè, nel senso che i ricatti sono all'ordine del giorno, cioè estorcere all'operaio è una cosa normale, è una cosa veramente aberrante. Per cui c'è effettivamente un tentativo di togliere quelli che sono i diritti sociali delle persone. Arriveremo a un certo punto in cui in tutti quelli che sono i lavori non strettamente specializzati, tutta la gente verrà cacciata via. E verrà cacciata via affermando che loro, i locali, non lo vogliono fare. Perché? Perché la quantità di salario che prenderebbero a fare quei lavori non gli è sufficiente per vivere. Cioè, rispetto a un sistema sociale di 40 anni fa, un operaio poteva mantenere la famiglia e i due figli o tre figli. Oggi come oggi, un operaio non è più in grado di fare questo se non ha redditi diversi. Per cui c'è chiaramente una trasformazione di quello che è il sistema sociale in cui viviamo, dove alcune cose passano e altre cose non passano. Cioè esiste una trasformazione in essere che non può neanche essere condannata più di tanto, cioè nel senso che dal punto di vista sociale io non è che me la sento di condannarla. E nel senso che dico, se le persone che vengono trattate da schiave non hanno la capacità di rivendicare i loro diritti, chiaramente questo avverrà dopo, e avverrà dopo nella situazione più drammatica, nella situazione più dura che noi possiamo pensare. Per cui lasciamo perdere quelli che sono i rapporti di lavoro. I rapporti di lavoro è che noi siamo una società cristiana. La società cristiana ha alla sua base un elemento fondamentale, e cioè il Dio padrone non può essere sottomesso a condizioni. Pertanto il Dio padrone non è sottomesso a nessuna verifica, non è sottomesso a nessun dovere, può fare quel cazzo che vuole. Quello che sono gli esseri umani che hanno rivendicato è limitare i diritti al Dio padrone. Purtroppo le condizioni sono queste e queste sono condizioni sociali. Se chi vive queste condizioni sociali non riesce a ottenere dei miglioramenti, non ha nessun diritto. Vediamo un attimo. Pronto? Sì? Dimmi. Ciao Claudio, sono Francesco da Vicenza. Dimmi. Mi riferisco alla tua trasmissione delle ore 15. Sì? Mi trovo perfettamente d'accordo con te sull'origine organica dell'universo, quindi da questo brodo di cultura primordiale in cui è nata la cellula, come prima creatura semovente, diciamo. E da qui è derivato anche l'uomo, ovviamente. Su questo sono d'accordo. Non condivido ovviamente le tue, non cattiverie, non posso dirlo, le tue posizioni nei riguardi del Vangelo e di Gesù Cristo, ecco, ma per resto sono convinto dell'origine organica. Infatti, prima è nata la cellula e poi la molecola, prima è venuto il pesce, poi è venuto il pesce fossile, il sasso, eccetera. Quindi sono contro la teoria usuale di adesso del Big Bang, l'origine di questa sparata di sassi. Il sasso è venuto molto dopo della cellula. Quindi l'universo è nato da una protocellula, a mio avviso, quindi l'origine pienamente organica dell'universo, come che giustamente hai detto No, beh, io non dico queste cose, comunque va bene. tu. No, ma hai parlato di brodo di cultura primordiale. Sì, vabbè, ma è una fase già molto avanzata dell'universo, eh. Sì, Cioè, quando io parlo di d'accordo. brodo primordiale, l'universo esiste L'evoluzione, già bisogna migliaia considerare l'evoluzione, le trasformazioni, eccetera, che ci sono avute. Comunque,
insomma, il pianeta, prima di essere pianeta, era una serie di cellule in cultura. Poi si sono fossilizzate e ha costituito la crosta, il magma, eccetera. Insomma, è un processo lentissimo di miliardi di secoli addirittura. Non devi credere che io chiamo protocellula luminosa Dio, eccetera. Però la divinità è insita in questa nascita organica dell'universo, secondo me. Va bene. Buon lavoro. Grazie. Scusa. Ciao. Cioè, quello che io metto in luce non è tanto la nascita della vita in un certo modo o in un altro modo. C'è una separazione netta fra l'energia vitale non cosciente e l'energia vitale che è cosciente. Cioè, noi abbiamo un periodo in cui l'energia vitale fluttua inconscia nell'universo ed abbiamo un attimo in cui una parte di questa, alcuni aspetti di questa, si separano riconoscendo se stessi coscienti e consapevoli. Cioè, c'è una separazione fra l'inconscio e ciò che è conscio. E in quel momento io parlo di nascita della coscienza. Chiaramente io non mi riferisco in quel momento alla Terra, al pianeta, al brodo primordiale, cioè queste sono cose che arrivano molto dopo nell'evoluzione, arrivano moltissimo dopo. Come poi l'energia vitale si trasformi in materia, cioè abbia la densità soggettiva per diventare materia, quello è un altro discorso, cioè sono dei meccanismi che non sta a me individuali, cioè questi appartengono alla fisica, appartengono alla scienza. Però una parte di questa energia vitale diventa materia e noi la percepiamo come materia. Tieni presente che esiste una percezione soggettiva della materia, cioè non è detto che la materia non è come noi la percepiamo, ha una sua composizione interna, solo che noi abbiamo scelto di percepirla in quel modo perché in quel modo riusciamo a organizzare e a descrivere il mondo. Però la materia non è fatta esattamente come noi la descriviamo. Vediamo un attimo. Pronto? Ciao Lili. Senti, parlavi così che della manovranza che avrà un brutto futuro, no? No, noi avremo un brutto futuro. Ecco, allora sta a sentire. Appena finì la guerra avevamo di artigiani, già era Mandoro, perché veramente artisti, e ci stai mortificai, sì, perché li chiamava manovranza che ne è tanta. Ora adesso qui non c'è più i specialisti, certo. Diciamo gli artigiani che già erano artisti, esiste pochi, si conta sui dei. Allora adesso si arriva a manovranza, perché ha messo il lavoro a catena e ha ridotto le persone che non vale la pena imparare il mestiere, non vale la pena fare questo, perché tanto tutto corre. Ora mi dico questa, è la soluzione secondo te? Cosa c'è da fare adesso tutta questa manovranza che ha buttato via quello che poteva essere creativo, artistico e tutto quello che c'era, che bisognava per creare un artigiano, bisogna che consuma anche sue energie e anche forse più di un insegnante. Ecco. Scusami Lilli, ma i discorsi stanno andando troppo oltre. Ecco, no, mi pensavo appunto, gli altri, diciamo... adesso siamo avanti col discorso, era quasi la strada giusta. Questi quattro giorni che viviamo, che vita è breve, perché a 20 anni a te per tanta, 30 è lo stesso, ma quando ti arrivi come la mia, che ti arrivi 63, ti dici la vita è breve. Va bene. Cosa sei che vuol dare vita a sta gente? Perché è sempre da mortificare la persona che lavora, adesso è ridotto che è tutta manovranza, perché lavora a catena e fa anche... Va tutti? Va bene, Lili. Ecco, allora, ti rispondo dimmi un attimino per radio. Sia cristiana, sia pagana, no. Che strada chi trova per sta gente. Ti rispondo per radio, Lili. Va bene, ciao, okay, grazie. Ciao. Mi dispiace, Lili, e mi dispiace anche che i discorsi sono andati troppo oltre per i miei gusti. Cioè, io non do soluzioni sociali, non do soluzioni economiche, mi rifiuto di dare soluzioni sociali e soluzioni economiche. Già il fatto prima di aver parlato di alcune condizioni di vita, alcune condizioni di lavoro è stato eccessivo. Stiamo andando fuori argomento e fuori tema. Ora, che il sistema sociale sia fatto in questo modo e tende ad agire in questo modo, questo è un dato di fatto. Da qui a dare delle soluzioni per cambiare il modo di vita, il modo di lavoro quotidiano, questo non sta a me darlo e né io lo darò.
Per cui, per favore, diamoci un taglio a discorsi del tipo sociale, del tipo economico, eccetera. Questa non è la trasmissione per dare questo tipo di lavoro. Dopodiché possiamo effettivamente dire che c'è un'adesione delle persone al Dio creatore e che dicono: io faccio quel cavolo che voglio e tu devi obbedire a me. Dopodiché esistono delle tensioni sociali, esistono delle persone che arrancano per costruire la vita e danno l'assalto a tutto quello che è possibile. Queste condizioni creano delle contraddizioni sociali, delle contraddizioni sociali che oggi non si sentono, anche se non è vero che non si sentono, però non si sente la reazione di queste condizioni sociali, però stanno arrivando a livello molto pesante, molto più pesante di quanto si creda. Però non sta a me dare delle ricette, né voglio dare le ricette per piacere, perché qui in questa trasmissione è una trasmissione religiosa di magia, stregoneria, paganesimo, e io parlo di magia, stregoneria, paganesimo. Dopodiché tutto quello che io dico, tutto quello che io faccio può essere anche tradotto in maniera politica, può essere anche tradotto in maniera sociale, può essere anche tradotto in visione del mondo, può essere tradotto in miliardi di cose. Cioè, noi stiamo tentando di abbracciare la complessività della vita e noi affermiamo che la vita di tutti i giorni è quella che ti dà la misura della stregoneria, quella che ti dà la misura della magia che una persona sta praticando. Per cui non costruiamo nessuna setta, non costruiamo niente di particolare, a noi ci interessa marciare verso l'infinito. Per cui ricette sociali, per piacere, da me non chiedetemi nel modo più assoluto e categorico. Siamo già andati oltre quei discorsi per quello che mi riguarda. E passiamo a un'altra divinità. E la divinità è Portunno. Portunno è una variante della percezione di Giano. Portunno è il porto dove si arriva per fondare un nuovo viaggio. Punto di arrivo e fondazione della partenza. Il luogo dove si progetta il futuro. Nel luogo si arriva e dal luogo si parte. Giano è l'essere che, costruitosi nei cambiamenti, costruisce il presente in funzione del futuro. Portunno è il luogo o il momento in cui avviene la fondazione del futuro. Ognuno di quei luoghi e di quei momenti è Portunno. In che momento si fonda il futuro? Ora, subito, adesso. Per cui chi pensa anche alle relazioni sociali sappia che il futuro avviene in questo momento, viene costruito in questo momento. In che luogo si costruisce il futuro? Qui, ora. Portunno è qui e ora, in ogni qui e in ogni ora. Portunno è soggettività e oggettività dell'essere umano. Portunno è un fare del guardiano nella relazione fra sé e il mondo circostante. Scopo del guardiano è fondare il futuro, ogni futuro in ogni momento. Giano è la cosa. Portunno la spinta perché quella cosa avvenga. Giano e Portunno vanno sempre visti assieme, l'uno e l'altro non possono separarsi. Senza Portunno, Giano è un'astrazione. Con Portunno, Giano diventa un fare molto potente e determinante per il divenire della specie umana. Portunno è l'attimo presente di Giano. Cioè, se Giano è la costruzione del futuro nato dal passato, vive nel presente e costruisce il presente in funzione del futuro, però il futuro a Giano gli arriva incontro, cioè Giano costruisce il presente proprio in funzione del futuro che gli viene, sceglie fra più futuri possibili. Giano ha 10 futuri che gli vengono davanti e lui sceglie quale futuro fare. Questa scelta di quale futuro fare è la scelta del guardiano, è la scelta della costruzione del futuro. A me non mi interessa stabilire come dovrebbe essere un'organizzazione sociale. A me mi interessa costruire gli esseri umani, il loro modo di guardare il mondo e il loro modo di affrontare la vita. Per cui, come guardiano, quello che a me mi interessa è costruire questo presente, in questo momento, non tanto sapere cosa sarà il futuro. Io so alcune cose che saranno nel futuro e so molte sfide che dovranno essere affrontate nel futuro, perché ci sono dei cambiamenti che sono veramente incredibili, che stanno avanzando, specialmente all'interno delle relazioni umane. E l'unico modo per affrontare quello che sta avanzando è la costruzione dell'essere umano. Noi abbiamo due metodi per affrontare il futuro. Abbiamo uno che dice: io descrivo e controllo qualunque cosa esiste nel presente. Per cui tutto ciò che esiste nel presente io l'ho sotto controllo, so benissimo quale cosa farà. E questo è un modo per leggere il futuro, questo è un modo cristiano per leggere il futuro.
E il modo pagano, il modo dello stregone è un altro. Io non so quale futuro riuscirò a produrre, però io costruisco me stesso, cioè io addestro me stesso, amplio la mia conoscenza, la mia consapevolezza, il mio sapere, la mia forza fisica, tutto quello che posso per affrontare al meglio qualunque condizione io mi trovi. Cioè io non so quale condizione mi troverò, però cresco al meglio, costruisco al meglio me stesso per affrontare qualunque condizione. E questo è il metodo pagano. Per cui anche se io so molte cose che dal futuro ci arriveranno incontro, non è importante che io le vada a descrivere, è importante che si costruiscano le persone, che le persone acquisiscano coscienza, consapevolezza, fare e abilità nel vedere le cose per affrontare al meglio qualunque futuro riusciremo a produrre. Per cui noi siamo opportuno proprio nel momento stesso in cui qui stiamo lavorando per costruire il futuro, in cui qui stiamo lavorando per costruire noi stessi mentre affrontiamo quel futuro. Perché se è vero che io sono qui a costruire il futuro, è altrettanto vero che milioni di persone in questo momento stanno costruendo il loro futuro possibile. Per cui quello che sarà il futuro che dopo si svilupperà, che avremo davanti agli occhi, non sarà altro che la composizione di tutte queste volontà, di tutti questi fare. E tutti questi fare avranno la loro esplicazione, avranno la loro risultante. Detto questo, passiamo a un'altra divinità romana, ed è Proserpina. Proserpina sono gli inferi. Per la precisione, i veggenti non videro realmente gli inferi. Videro forme di esseri umani e esseri animali che diventavano tutt'uno col pianeta Terra. Sembrava discendessero nelle sue viscere, diventandone un tutt'uno. I veggenti lessero Proserpina come il tramite o la forza che legava la coscienza di sé, di questi esseri, al pianeta Terra. Inizialmente questa funzione era chiara per quanto riguarda gli esseri che formano la coscienza di sé detta natura. Il loro sedimentarsi su questa coscienza era visto dai veggenti come un fare degli esseri della natura, un loro divenire. Poi, quando si accorsero che anche gli esseri umani venivano sedimentandosi con l'essere natura o con l'essere terra, per continuare lo sviluppo della propria coscienza di sé, all'interno dello sviluppo della coscienza di sé, dell'essere terra e dell'essere natura, in contrapposizione alla ricerca della libertà, l'essere Proserpina in un'ottica non del tutto positiva. Per loro lo scopo del divenire umano era la libertà, come fine assoluto dell'esistenza. Essere costretti a rinunciare alla libertà per sedimentarsi con l'essere natura o con l'essere terra era per loro una sconfitta del proprio divenire. Loro ignorarono, quasi di proposito, che per l'essere umano sottoposto alle angherie del comando sociale, riuscire a mantenere compatta la coscienza di sé dopo la morte del corpo fisico, sedimentandosi con l'essere terra e l'essere natura, continuando comunque lo sviluppo della propria coscienza di sé, era un grande successo. I veggenti parlavano per sé, ma non erano i soli esseri umani ad aspirare al proprio divenire come esseri eterni. Proserpina mette una grande quantità di energia vitale, riversandola sugli esseri umani, al momento della morte del corpo fisico, nel tentativo che questi mantengano compatta la propria coscienza di sé, sedimentandosi con l'essere terra o l'essere natura, anziché disperderla. Proserpina è una specie di carica vitale, che non permette la dispersione qualora sia possibile. Vediamo un attimino perché ho perso anche... sia possibile... costruire una coscienza di sé. Perché sprecare gli sforzi fatti durante tutta l'esistenza? Non saranno sforzi volti alla contraddizione, volti alla soluzione di contraddizioni e problemi nel quotidiano. Meritano comunque, quando è possibile, di essere conservati e memorizzati nel divenire dell'essere terra o dell'essere natura. I cristiani immaginarono gli inferi come un luogo spettrale nel quale cacciare i peccatori del loro Dio malvagio. In realtà Proserpina salva il salvabile e là dove è possibile aiuta gli esseri umani nella ricerca della propria libertà. A lei interessa non disperdere coscienza e consapevolezza. Comunque dipingiamo Proserpina, dovremmo tenere presente che quest'essere è un raccoglitore di quanto matura e porta quanto raccoglie all'ammasso, alla coscienza di sé dell'essere terra o dell'essere natura. Proserpina esiste in sé,
esiste come necessità del divenire umano qualora le condizioni impongano questa necessità all'esistenza e all'azione. Le condizioni sono la coscienza di sé, di questa entità, che agisce immediatamente dando energia vitale raccolta dal pianeta. Non appena non appare strano che le prime visioni di quest'essere fossero visioni agresti, erano contadini veggenti, erano contadine le immagini prelevate dal mondo della ragione per poterla descrivere. In onore di Proserpina venivano celebrati ogni 100 anni i ludi seculares, credo 2 o 3 volte, non di più. Non solo a ricordo, ma a ringraziamento della specie umana per il fare e le tensioni di Proserpina. Lei è un essere appartenente all'essere terra, merita rispetto ed onore per il suo fare, e non certo il disprezzo col quale i cristiani hanno dipinto gli inferi per terrorizzare gli esseri umani, mettendoli in ginocchio davanti al loro Dio. Andiamo a telefonata, poi vi spiego Proserpina. Pronto? Dimmi. Anche se non continuativamente, la prego di credermi